Voilà! Aiuto! Investita! Ah, eccoci qua! All'area camper di Venturina Terme. Proprio qua dietro, vedete, qui c'è il buffetto parcheggiato con un signore che non conosco. Come si chiama lei? Chi è? Sono il Mister Campeggista. Mister Campeggista. E là proprio c'è l'entrata del calidario, che adesso vi facciamo vedere, poi viene più tardi. Adesso, anzi, andiamo. Buongiorno. Vi facciamo vedere, no? Perché? Se no, che video facciamo? Che senso ha questo video? Niente, cancelliamo. Cancelliamo, cancelliamo. Tanti i nostri video sono tutti così, assurdi. Fa niente, vabbè, bello così. Bello così. Là c'è il castello che mi ha comprato qui, comprato Guido. Ah, io. Ecco, facciamo vedere dove siamo, visto che siamo qui, Guido. Qua, Venturina Termus, dove c'è il candelabro qua. Ok. E ieri invece siamo andati? Spiaggia. Uh-huh. Qua, questa spiaggia. Questa qua. Spiaggia qua. Uh-huh. In bicicletta. Da qua. Uh-huh. Sì, mezz'oretta. Sì. Sotto il sole cocente. Ecco, quello è già stato un pochettino più impegnativo, però vabbè. Dai. E poi dopo oggi facciamo appunto le terme qui al Calidario. Abbiamo scoperto che c'è anche l'hotel Terme, che ha una piscina con la stessa acqua termale, acqua che sgorga naturalmente qua. Sono delle terme antichissime, e però poi hanno costruito 50 anni fa, perché c'è il cartello che hanno fatto il 50° anniversario del Calidario. Hanno, c'è questa piscina naturale, volendo puoi entrare solo in piscina, anche solo la sera. Ieri sera c'era parecchia gente, oppure fare come facciamo noi, mezza giornata o una giornata intera. Noi abbiamo scelto il pacchetto di mezza giornata, finanziato da Guido, e facciamo questa mezza giornata con anche la spa, quindi ci sono le saune eccetera, e più la piscina che si chiama Sorgente. E cos'altro? Poi dopo le terme, non so se siamo stanchi, stiamo qua, se ce la sentiamo iniziamo a incamminarci verso la prossima tappa. In realtà la vacanza è quasi finita e torniamo verso casa. E ora facciamo una tappa su Mugello, giusto? Forse. Vediamo dove arriviamo. Però oggi vediamo, perché le terme stancano. E quindi adesso vi faccio vedere. C'è anche una chiesettina che si può visitare. Ieri sera era anche tutta illuminata. Un meraviglioso ristorante che era strapieno ieri. Che è questo qui a sinistra, il ristorante. Qua a destra c'è la chiesetta, bar ristorante, questa è l'entrata del Calidario. Terme. Adesso stiamo andando
persi nelle colline toscanacce. Ma dovremmo raggiungere Barberino di Mugello. In teoria in 3 ore dovremmo essere là, però variabili possibili potrebbero farci fermare anche prima se siamo stanchi. Giornata veramente meravigliosa, c'è questa vasca, mamma mia, spettacolo, né? Di acqua termale naturale. Bellissima, sì. Stupenda, veramente, se siete in zona, in camper poi c'è l'aria camper attaccata, quindi ancora meglio. E vabbò, siamo qua, si va su e giù e per le colline, un po' a destra, un po' a sinistra, un po' su, un po' giù, eh? Esatto. Ok. Allo. Bye bye. Ecco, laggiù c'è Volterra. Qui il paesaggio è cambiato tantissimo, vero Guido? Da una zona tutta verde e siamo passati a campi coltivati e tanta terra rossa e gialla. Là sopra ci sono delle paleoliche, non so se si vedono, che ricordo che è molto molto ventilato, quindi direi che è molto intelligente il fatto di utilizzare delle energie alternative, visto che magari se anche lo aiutiamo sto povero paese. Ma che bella Volterra, veramente stupenda. Sembrano quasi fatte di sabbia, delle dune in questo colore giallo. Sta cadendo tutto. Ho messo controllo. Oggi cade tutto, è caduta l'acqua, è caduta un po' di roba, vabbè. Perché ci sono tante curve e giustamente magari non ho sistemato troppo bene le cose. Eccoci qua. Là che si vede una pale eolica. E si intravedono di qua di tanto in tanto anche delle bellissime tenute, veramente belle. Buongiornissimo gufetti, è l'ultimo giorno di vacanza. Il gufetto è parcheggiato a Barberino del Mugello, vicino al lago del Bilancino, che dopo andiamo a vedere. Ma Guido, siamo all'ultimo giorno di vacanza, che ormai è finita in realtà, né? Buongiorno. Ciao. È proprio finito. L'area è molto attrezzata e c'è tuttissimo. Bagni, carico, scarico, è bella recintata, è veramente tutto. Ce li hai i soldi? Sì, ce li ho i soldi. Adesso stiamo andando a pagare e qua. Allora stiamo facendo la differenziata. Da bravi ragazzi, e ho anche raccolto questi fiori da seccare, che tutta la vacanza li ho visti lungo le strade, dappertutto, nei boschi no, però anche su nella zona della Miata ce n'erano tantissimi, ho provato a raccoglierli ma si erano mosciati. Adesso ne ho presi un'altra manciatina, vabbè, per fare i miei orecchini con i fiori secchi. E niente, questa è l'area, non è lontana dall'autostrada e credo che sia una sosta abbastanza gettonata da chi è di passaggio anche verso magari il sud Italia. Per noi è stata una tappa importante, nel senso che ieri abbiamo fatto tutta strada normale da... eccomi qua, da che eravamo? Venturina Terme, e abbiamo fatto tutta strada, come dire, non a pagamento, e quindi eravamo un po' stanchi poi quando siamo arrivati qui, né? Che vuol dire qualcosa? Sì, che vogliamo pagare. Qua c'è la reception e vi salutiamo. Ciao. Ecco, da qui inizia il lago del Bilancino, proprio uno dei rami, lo vedete là in fondo, insomma, come si sviluppa. Questo forse è un fiume, non lo so, però il lago è quello là. Ecco qua, e siamo a Barberino del Mugello, che è città metropolitana di Firenze, che ieri abbiamo praticamente sfiorato per venire qui. C'è un parco enorme e proprio l'area camper è qua dietro,
molto molto comoda, devo dire, se uno vuol visitare la zona. Noi ci siamo stati qualche anno fa, a dei bei posti, a dei proprio dei bei posti. Ho visto un pesciolino là. E niente, dai, siamo contenti della vacanza. Adesso si ritorna a casa, un po' carichi e un po' bronzatini, dai. No, beh, la Toscana è veramente bella, offre tantissimo, è molto varia, ha tantissime cose da offrire, a partire dalle città d'arte, i borghi medievali, la campagna, sì, tantissimo, abbiamo visto tantissime coltivazioni anche ieri nella zona di Venturina, lì pomodori, un'infinità di piantagioni di pomodori, zucchine e angurie. Vendono la frutta e la verdura così per strada, una cosa spaziale, dei prezzi assurdi. E tanta natura, tanto verde, quindi veramente non è solo mare, non è solo arte, ci sono anche le colline che ovviamente sono famosissime, anche quelle, ma anche la montagna abbiamo scoperto questa volta, che è una novità assoluta per noi. Altri posti li avevamo già visti in passato, magari non proprio quella località di mare, però più o meno insomma avevamo un'idea. Questa volta diciamo la grande novità è stata la Miata, la Miata, che comunque a me è piaciuta molto. E niente, vi salutiamo al prossimo viaggetto.